Benvenuti amici di Mitico Channel e di cedrospeziato.it in questa nuova puntata di Sul piatto della bilancia. Sul piatto della bilancia che è naturalmente ospitata come rubrica dagli studi di Foggia Village Conart, che ringraziamo nuovamente per l'ospitalità. Sul piatto della bilancia metteremo questa volta il marketing territoriale. Qui in studio accanto a me ci sono due graditissime ospiti che sono Maria Pia Liguori per Redotta Azienda Creativa. Grazie. E Esther Fragasso per Associazione di Terra e di Mare. Grazie per l'invito. Grazie a voi per essere venute qui in trasmissione e parlare appunto del marketing territoriale. Il marketing territoriale, così diamo giusto qualche chicca a chi ci segue, è inteso come una serie di azioni che vengono poste su un territorio proprio per cercare di promuovere le bellezze, tutto quello che il territorio può offrire e far conoscere anche, diciamo, a un pubblico esterno. In questo caso ho invitato appunto a poter parlare, quindi ampliare la sfera del marketing territoriale, in questo caso di Capitanata, voi proprio perché siete le ideatrici di un grande strumento di comunicazione che si lega col marketing territoriale della Capitanata, che è l'Ibando. L'Ibando, come sappiamo, è un evento che da questa credo sia la quinta edizione. Sì, apprestando ad organizzare la quinta edizione. Com'è nata l'idea di L'Ibando? Beh, l'idea di L'Ibando è nata da Esther Fragasso, l'abbiamo raccontato diverse volte, eravamo insieme in chiacchierata e lei ha avuto questa intuizione a seguito ovviamente di una storia e un percorso, diciamo, lavorativo importante, perché comunque abbiamo un background di lavoro in diversi settori, insomma in diversi campi, per cui l'idea fu sua, me la, diciamo, la condividemmo e in maniera abbastanza, diciamo, naturale. In maniera quasi un po' naturale, così da brave e inconsapevoli ci siamo lanciate in questa avventura che è stata, devo dire, parlo per me ovviamente, per un'esperienza unica, un po' perché ha preso ovviamente una dimensione importante, ma soprattutto per la bellezza che abbiamo poi potuto condividere, sia dal punto di vista lavorativo, perché c'è una forte intesa e c'è una, diciamo, una continua osmosi di professionalità, per me è un arricchimento costante, e poi perché siamo riuscite nell'intento di creare qualcosa di importante nella città che poi amiamo, nel territorio che noi amiamo. Certo, ricordiamo intanto cos'è l'Ibando, quindi l'idea appunto alla sua, facciamo raccontare proprio cosa consiste proprio l'Ibando come strumento di comunicazione, come evento, proprio dalla sua ideatrice. Allora, l'Ibando, come diceva Pia, è stata, diciamo, io mi reputo una visionaria per molti aspetti. A volte mi capita proprio di avere delle visioni, sembra quasi, ed è veramente un po' anche ridicola questa cosa. E poi coinvolgo all'interno una serie di persone che reputo ovviamente professionalmente preparate e soprattutto predisposte alla follia, fondamentalmente. Perché ecco, sulla sfida è molto impegnativa. La sfida di L'Ibando è stato veramente un grosso punto interrogativo. La prima edizione ci siamo apprestate ad organizzarla, e veramente a organizzarla con nulla, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista di creazione del tutto. E dopo, adesso ci ritroviamo alla quinta edizione con una struttura veramente complicata. Cioè, L'Ibando è senz'altro un evento ormai complesso. E, come diceva Pia, ognuno di noi viene da un'esperienza in più settori. Io provengo dall'esperienza turistica, sono 30 anni che lavoro in questo campo, soprattutto dei servizi turistici. Quindi la prima visione che io ho avuto è quello di creare una sfida con la città e dire: perché a Foggia si dice, no, fuggi da Foggia, e quindi scappare dalla nostra città. Questa cosa non ci appartiene. Noi volevamo non solo non fuggire dalla città, ma fare arrivare gente nella nostra città.
e siamo riusciti in questo intento perché l'anno scorso abbiamo chiuso con 120.000 presenze. Un ottimo risultato per la città di Foggia, ma anche e soprattutto per voi che l'avete ideato. Da quanto mi sembra di capire, comunque si tratta di un evento che nasce appunto al femminile, quindi l'intraprendenza femminile anche questa volta, diciamo, da buone donne meridionali emerge anche questo aspetto. E poi sicuramente la cooperazione, quindi cercare di creare appunto, coinvolgere il territorio. Certo. Il territorio, magari sappiamo tutti che il territorio non è tra i più semplici, tra i più facili, perché appunto al sud ci sono sempre delle reticenze che si possono incontrare proprio nella mentalità spesso degli stessi produttori, degli stessi imprenditori. Beh no, Sabrina, mi dispiace ma devo dissentire quello che dici. Mi fa piacere. Perché io non mi reputo e non reputo assolutamente il sud la parte, diciamo, penalizzata, anzi, avendo vissuto tra l'altro fuori per un bel po' di tempo e non al sud, ma al centro, no? dove pare che tra le regioni dove la qualità della vita è tra le migliori, io trovo invece che noi abbiamo un tessuto sociale ed economico molto interessante. Trovo anche che questo, ecco, quello che forse posso vedere in maniera critica molte volte è proprio l'affermazione, tra virgolette, di piangersi addosso. Eh sì, infatti intendo. Questa è una cosa che non mi piace e devo dire che noi abbiamo in qualche modo sovvertito quelle che sono le tendenze e creando tra l'altro ogni volta jam session importanti che ci danno dei risultati importanti. Libando è praticamente stata rimbalzata e proiettata fuori dal nostro territorio, ormai di noi parlano forse più fuori che all'interno della città. Tra un po' verrà fuori un articolo sulla rivista Dove, che è una rivista turistica, quindi il nostro obiettivo di far percepire Foggia anche come città da visitare e quindi per noi il cibo è un pretesto, perché ormai Libando è un format ed è un evento contenitore. Per noi questo è un ottimo risultato. Se una rivista così patinata come Dove, che riflette sempre luoghi estremamente patinati, no? Dove trovi cosa? È un luogo estremamente affascinante e noi li portiamo invece per strada. E per strada in una città come Foggia, beh, devo dire che forse qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Certo, anche perché sicuramente quando si parla di Puglia ultimamente si parla anche molto di Salento, però adesso anche grazie all'esistenza di questi eventi del calibro di Libando, che comunque ricordiamo la quinta edizione ad aprile, quindi ha avuto una crescita importante anche esponenziale, anche per quanto riguarda poi concerne l'organizzazione, che sicuramente è diventata più reticolata in questo senso e articolata, quindi c'è la possibilità appunto di rendere patinata anche un po' la nostra capitanata, che spesso, e sdoganarla anche giustamente da quelle reticenze, da quelle remore magari che sono puramente psicologiche. Nostre. Psicologiche. Io trovo che, certo, che le reticenze più fiducia, sono più nostre. Capacità. Noi dobbiamo credere di più. Dobbiamo credere di più nel nostro territorio. Io sono convinta, devo dire che le cose sono molto cambiate da quando io ho iniziato la mia professione e sono cambiate dove è cambiato ed è quello che mi piacerebbe e credo che no, Pia, questa cosa noi cerchiamo cambiando. La consapevolezza di dove vivi e soprattutto la consapevolezza delle nostre radici e l'orgoglio del nostro territorio. Ma guarda, a me quella cosa che spesso ferisce è che sentir dire qui non si può fare questo, e sinceramente è una cosa che noi non abbiamo mai pensato, posto che nulla sia facile ovviamente, perché qualsiasi cosa si debba realizzare ovviamente implica impegno, determinazione e ovviamente sacrificio, perché qualsiasi attività è impegnativa. Però penso che questo territorio non abbia nulla di meno rispetto agli altri. L'importante sono sempre, secondo me, le persone, perché sono le persone che realizzano e che fanno delle cose, e poi se si realizza un prodotto ben costruito e ben organizzato, non vedo perché non si debba poterlo fare anche qua, non vedo impedimenti di sorta. Assolutamente. Poi devo dire, siamo anche agevolati da una buona posizione geografica, quindi abbiamo sicuramente accesso, ma poi abbiamo accesso proprio Foggia. Accesso
come vicinanza a regioni limitrofe. Noi ormai il bando arriva gente da Napoli, arriva gente da Pescara, da Campobasso, da Roma, dal Lazio, quindi insomma. Però volevo sottolineare anche un altro aspetto. Ogni volta si denigra anche la macchina amministrativa. Non dimentichiamo che l'Ibando nasce come volontà del comune, perché hai voglia noi a portare idee o a dire quello che... Cioè, devo dire che il comune ha sposato da subito l'idea, l'ha sviluppata, ci sta a fianco. E devo dire una cosa, e non noi... è facile, ricordiamolo, no. Perché spesso i migliori progetti, purtroppo, se non trovano accoglimento anche in quello che è la rappresentanza da parte delle istituzioni, poi hanno difficoltà anche nella concreta realizzazione. Quindi no, ma devo dire una nota positiva. Certo, io voglio sottolineare questo, è che noi lavoriamo in più luoghi, in più comuni. Cioè non organizziamo ovviamente solo l'Ibando. Certo. Io devo dire che col comune di Foggia c'è una sinergia veramente eccezionale, ma da tutti, iniziando dall'assessorato, e non sto facendo, sto sviolinando, perché ormai noi siamo consolidati, non è assolutamente, è vera organizzazione, cioè noi facciamo anche riunioni chilometriche, confrontandoci con la macchina organizzativa del comune. Ricordiamoci che noi veramente, se non avessimo il supporto dei vigili urbani, assolutamente dell'assessorato, con la rete che loro hanno, con il luogo, noi non andremmo da nessuna parte. È proprio il caso di dire quindi che quando le buone idee incontrano diciamo la volontà anche da parte delle istituzioni di far crescere la propria città, tutto diventa più facile, quantomeno da gestire, più da concretizzare, più fluido. E poi non ci dimentichiamo che è un contenitore che comunque porta economia, perché certo, alla fine noi abbiamo avuto questa intuizione, ma una macchina così complessa, che cresce di anno in anno e che ovviamente di volta in volta amplia i propri spazi, perché questo è ciò che è accaduto. Quest'anno avremo un'ulteriore copertura, perché ovviamente per fortuna, insomma, anche in tema di sicurezza, certo, è tutta una crescita. Questo comporta l'arrivo di persone in città. Noi abbiamo sempre fatto il sold out di tutte le strutture ricettive. Lavorano i ristoratori, lavorano i bar, lavorano i negozi, lavora tutta la città. E quindi una 3 giorni che scuote un po' il torpore che magari solitamente viviamo. Poi proprio perché comunque il tema centrale da cui nasce appunto il progetto di Libando, e poi vedremo anche le altre iniziative che avete comunque portato avanti sul territorio e avete anche iniziato recentemente, ricordo Terra Arancia, Vico del Gargano, quindi comunque stanno diventando molti eventi itineranti proprio per dare vita a quello che poi appunto è il marketing territoriale di zona, e quindi cercare di valorizzare tutti i settori e gli ambiti, le eccellenze, sì, non solamente appunto enogastronomiche come si potrebbe pensare, ma soprattutto ricettive, di paesaggio e quindi di turismo e tutto quello che è l'accoglienza appunto della capitanata. Ricordiamoci che attorno al cibo ruotano un sacco di professionalità, per cui questi eventi servono anche a far approcciare persone importanti che vivono in contesti paralleli ai nostri, quindi dagli chef ai food blogger, a tutta una serie di persone che ovviamente hanno una cultura. È venuto Carlo Cambi, che ovviamente è un nome importante, come lui anche tanti altri. Insomma, ci sono realtà che lavorano in ambito del cibo e quindi portano conoscenza. Certo, quindi non è solo un festival del cibo di strada. Certo. Ecco. No, ormai è tanto altro, il bando è diventato anche tanto altro. Perché poi, tra l'altro, appunto, parlando di cibo, si può pensare, è una cosa che finisce lì, cioè si mangia il panino, si prega
gusta magari un'eccellenza e finisce lì. Invece no, il cibo porta anche la cultura del territorio e anche e soprattutto le tradizioni, perché ricordo che nelle precedenti edizioni di Libando sono state coinvolte anche le massaie, quindi anche gente comune che comunque attraverso la capacità culinaria, gastronomica, di tramandare anche le ricette da nonna a madre, da madre in figlia, quindi ha portato appunto a valorizzare una certa cultura meridionale, perché ci troviamo in Capitanata, che è sicuramente stata ben apprezzata anche diciamo a più ampio spettro. Quest'anno ancora di più, certo. Perché il tema, noi ogni anno so che cambiamo. Ci sono delle sorprese per il prossimo Libando, sì, abbiamo... che svelerete poi in conferenza sì, stampa. In conferenza stampa, però una cosa l'abbiamo già annunciata alla BIT a Milano e quindi ne possiamo parlare. Noi ormai è di prassi, ogni anno la prima conferenza stampa che noi teniamo è alla BIT, perché ripeto, comunque il Libando si chiama Libando, viaggiare mangiando, quindi il concetto della parte turistica è comunque un elemento importante, quindi la BIT sicuramente, la Borsa Internazionale del Turismo, sicuramente è il luogo adatto per presentare il primo step, certo, dell'organizzazione, poi che in anno cambia, ripeto, tema. Quest'anno la cucina madre. Noi abbiamo pensato, e devo dire che quest'anno il parto è avvenuto quasi subito dopo la chiusura della quarta edizione. Perché? Abbiamo avuto come ospite la Bowerman, una delle chef, forse la chef più importante del nostro paese, dell'Italia. Più che altro perché lei sta a capo dell'associazione, comunque tra le più importanti, che movimentano poi sia ovviamente gli addetti ai lavori. E quello che poi sottolineare la qualità dei prodotti italiani, eccetera. Questa cosa ed è stata tra le poche donne chef stellate che noi abbiamo ospitato, forse l'unica, in tutti questi anni. E abbiamo detto no, questa cosa ci piace poco. E noi siamo un team di donne, siamo tutte donne e gestiamo la cosa molto, tra virgolette, al femminile, ma con la peculiarità positiva che, certo, tutto questo può avere. E avevamo voglia di parlare di qualcosa che fosse di molto più profondo, oltre all'aspetto ovviamente pratico della cucina, e volevamo in qualche modo personificare quello che poi significa la cucina in Italia. Allora, gli chef, la maggior parte degli chef uomini, imparano a cucinare dalle loro nonne e dalle loro mamme. Quindi questa costante femminile presente e quanto la differenza è anche nella presentazione di un piatto o di una portata, dove la donna, allora l'uomo ci mette molta tecnica, l'abbiamo proprio sperimentato personalmente. È un approccio, cioè, l'uomo, totalmente diverso. Completamente diverso. L'uomo ci mette tecnica, anche molta precisione. Anche, devo dire, bellezza, nella la donna ci mette anima. Sì. Ci mette sono anche anima. Uomini, grandi chef, che magari hanno piacere e quindi si approcciano al cibo. Però sì, con ma una è diverso. Personalità diversa, in quanto appunto la donna, essendo madre, nasce già, diciamo, con la donna ci mette l'anima, sensibilità ci mette diversa, l'anima, diciamo. Ha una sensibilità e ci mette veramente se stessa, ma anche tutta la storia, certo, che geneticamente, certo, brava, ha ereditato. L'abbiamo ricordato, io l'ho ricordato spesso anche nel libro della prima collana di Centro Speziato, e quindi è proprio un omaggiare anche la convivialità, i rapporti familiari, la donna che dà proprio nutrimento attraverso il cibo. Il cibo non è altro che un pretesto anche per creare aggregazione anche in casa, in famiglia, lo vediamo spesso. Ma anche proprio emozione, cioè la donna attraverso il cibo comunica anche rabbia, certo, amore, o quello, cioè accorgiamoci, io ricordo, no, io ricordo perfettamente mia madre quando, infatti quello che noi porteremo alla luce in questa edizione saranno proprio i racconti, questo, no? Di quello che poi diventa quasi il racconto di uno spaccato d'Italia,
estremamente importante, non è solo o il sud o il centro e il nord, no. È veramente la storia della cucina italiana, certo, che viene portata attraverso, ripeto, l'anima delle donne. Questa cosa ci piaceva. Quindi molto. Un nuovo libando ci aspetta, ricordiamo le date. 20, 21 e 22, ma come sempre noi iniziamo il giorno, il 19. I preparativi? No, abbiamo già delle attività, ma il villaggio enogastronomico apre il 20. Tra l'altro ha aperto, ricordiamolo, anche a laboratori per bambini, famiglie, tutti. Ricordo una grande varietà, una proposta veramente esorbitante che può accontentare grandi e piccini, scusate un lapsus. Va benissimo, allora sicuramente non mancheremo a questa nuova edizione, invitiamo i nostri telespettatori anche a prendere parte, magari chi non conosce ancora la città di Foggia potrebbe essere un'occasione col tempo primaverile per poter assaporare buoni prodotti e anche trascorrere una buona vita in questa 3 giorni di libando. Ringrazio le nostre ospiti. Grazie che abbiamo avuto qui oggi in studio e vi aspetto alla prossima puntata di Sul piatto della bilancia.